Però è incredibile come cosa, vero? 60.000 persone che ti guardano, applaudono, gridano il tuo nome. Fa paura. Tu avevi paura? Sì. Ma quando mai? Paura che potesse finire. Mi piaceva sorprendere gli spettatori. Ogni volta, in ogni partita, io cercavo di fargli un regalo. Qualche volta non mi riusciva, ma quando succedeva... ci rimaneva dentro per sempre. Sì. Oggi in poi l'obiettivo è mantenere la vetta della classifica, voltarsi e festeggiare solo quando sarà giunto l'arrivo. Vincere aiuta a vincere, si sa, nel mondo del calcio, ma ogni partita ha una sua storia, una sua difficoltà. 121 punti in un biennio, una promozione mancata lo scorso anno e una stagione, quella 2014-2015, vissuta sempre da protagonisti. Dallo stadio Scrofani Salustro di Palazzolo a Creiden, testa coda in scena al comunale di Pachino. Dallo stadio John Fitzgerald Kennedy di Santa Croce Camerina, buongiorno a tutti da Francesco Casicci. Campionato emozionante, nevrotico e palpitante che oggi al Vincenzo Presti potrebbe svoltare in un senso o nell'altro. Dall'Angelino Nobile, posta in palio importante e grande vetrina per il calcio siculo. Carbonaro, che gran gol! Si presenta davanti al portiere Leandro Saraceno, che gol! D'Artizzone, l'opportunità per il numero 9, la palla che va in rete. Ha raddoppiato la sicula Leonzio, ha segnato Lino Signorelli, numero 10 bianconero, Artizzone, firma il 2-0. Cordova con il cucchiaio, gran gol per il numero 4, e gol! Ha segnato Dario Bonelli, la firma del capitano, ancora lui, Francesco Fascetto. Pareggia la sigola Leonzio, Davide Artizzone. Abbiamo avuto un rullino di marcia in questi 2 anni veramente eccezionale. Siamo stati grandi, ma non oggi, tutto il campionato. Grazie soprattutto al lavoro del mister, i ragazzi sono stati straordinari. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e a mio padre che da qualche mese ci ha lasciato, che sono certo sta gioendo insieme a noi per questo grande successo.